Alleluia! Dio mio, ti ringrazio stasera perché non mi sembra vero, lo dico subito. Lo dico subito, questa sera non mi sembra vero. Uno abbiamo vinto, e già questa è una grande notizia perché era un po' di partite che steccavamo sempre. Due, abbiamo vinto nonostante una grossa cagata a livello individuale, film visto e già rivisto migliaia di volte in quest'anno, Sassuolo, Inter Sassuolo, non chiudi le partite, sbagli i rigori, il portiere che perde il pallone, cioè succedono certi episodi, ragazzi, all'Inter che è una roba pazzesca. Siamo veramente una onlus, siamo così buoni di cuore noi che veramente non ho parole. Regaliamo, che è una bella, regaliamo. Oggi Handanovic ha regalato assolutamente il gol al Torino, Torino che non aveva fatto niente, e nonostante questo stavamo perdendo il primo tempo 1-0. Cioè, perché? Perché regali, cioè è una roba pazzesca. Sono emozionato però perché abbiamo chiuso la partita, evento raro, evento clamoroso. Abbiamo chiuso finalmente una partita, quindi abbiamo dato dimostranza che si può chiudere una partita. Se la chiudi 3-1, come vedi, poi ti si mette in discesa, sei più tranquillo. Oh, finalmente. Sono emozionato perché Eriksen è passato dal giocare 2 minuti col Verona, 8 minuti questa sera, ragazzi. Quindi sono emozionato perché ci sono tanti motivi per essere emozionato. Non... Ovviamente su Eriksen, adesso sto scherzando, ne parleremo anche di Eriksen in questo video, perché comunque questa cosa continua a non andarmi giù, ma ne parleremo. Partiamo parlando del primo tempo di questa partita. Torino che non fa una mazza. Eppure si trova 1-0 avanti col regalone di Samir, 1-0, gol di Belotti. Io, ragazzi, apro una piccola parentesi su Handanovic, che nell'ultimo periodo non è assolutamente infallibile, cioè ogni tiro che prende Handanovic prende gol praticamente, o quasi. E poi oggi addirittura regala il pallone, cioè Samir perde colpi, Samir non è eterno, io inizierei a vedere per un altro portiere, l'anno prossimo so che l'Inter già lo sta facendo, ma inizierei a guardarmi bene intorno perché serve comunque un portiere all'altezza. Samir mi sta un po' deludendo, perché col Verona pure prende gol sul suo palo in quel modo. Vabbè, vabbè, c'è da dire che pure Handa quando è in giornata di grazia para tutto l'area, però quando poi si scazza pelo pelo, abbassa un po' l'attenzione, prende dei gol, si imbalsamisce praticamente, diventa praticamente una cera, una statua, imbalsamato, prende gol, oggi regala anche il pallone a Belotti e per fortuna abbiamo vinto, per fortuna abbiamo vinto, meno male, non mi sembra vero proprio per questo, perché nonostante abbiamo regalato, regalato, abbiamo vinto alla fine, abbiamo vinto. La partita l'abbiamo fatta sempre noi, anche in un primo tempo dove abbiamo finito 1-0 sotto. Quando regali, ragazzi, succede questo. Ci puoi fare poco, ci puoi fare poco. Ho visto un grandissimo Sanchez. Sanchez mi fa godere, letteralmente, ragazzi. Vedere un giocatore sbattersi così a 32 anni, ha una voglia di questa maglia, quel giocatore che mi fa eccitare, cioè è pazzesco Sanchez. Io lo riscatterei tutta la vita, vogliono 10 milioni, gli do 10 milioni perché merita veramente un casino. Merita un casino, 3-1 avanti, va a fare fallo, va ad aggredire, va a pressare. Grande Alexis, grandissimo veramente, ha fatto una grande partita. Oggi tifavo, è arrivato a un certo punto, tifavo solo per il gol di Sanchez perché se lo sarebbe meritato secondo me. Finalmente, evento epocale, si sblocca anche Lautaro, che mi auguro adesso inizi ad essere un po' più sereno mentalmente, perché anche oggi ci sono alcune situazioni dove ti può passare il pallone ma si incaponisce perché vuole far gol lui a tutti i costi. Oggi comunque è stato importante Lautaro perché fa l'assist su Ashley Young, che Dio benedica, che abbiamo preso Ashley Young, e molti hanno detto che c'è su Ashley Young. Non sarà un fenomeno. Però l'impatto che ha avuto comunque nell'Inter Ashley Young da gennaio ad oggi ha fatto già 3-4 gol, svariati assist, i cross belli te li mette, è comunque un ex ala dal punto di vista offensivo, quindi quando attacca si vede, ha fatto bei gol, cioè ha questa capacità poi di tirare al volo come ha segnato col Brescia, oggi ha fatto un altro gol bellissimo, tra l'altro mette lui il pallone poi a Sanchez del sorpasso del gol di Godin. Felicissimo anche per il gol di Godin, perché Godin tante volte l'ho detto anch'io, ragazzi, Godin proprio nel dimenticatoio totale, c'è cioè un giocatore di caratura internazionale come Godin lo stiamo accantonando proprio messo lì all'angolo. Per me comunque è una bestemmia tenere
per tanto tempo in panchina giocatori come Godin, come Sanchez, ma come lo stesso Eriksen, perché Eriksen che non abbia giocato oggi da titolare e che sia entrato a 7-8 minuti dalla fine, un po' mi rode il popò, lo dico subito, lo dico subito, poi hai vinto e sono strafelice che hai vinto, è l'importante che vinca l'Inter. Non ci piove, assolutamente, assolutamente. Però questa situazione un po' non mi va giù, ragazzi, non mi va giù, lo dico subito. Comunque hai reagito, 1-2 micidiale subito, bella assist di Lautaro per Young che fa un bel gol, meritato perché comunque il Torino non ha fatto niente oggi, anche se ha avuto poi l'occasione con Ansaldi, l'occasione con Verdi lì, col rimpallo, che Handanovic comunque si è riscattato parzialmente, c'è da dire. Però comunque ha fatto poco o nulla, il Toro, siamo stati in controllo sempre della partita. Secondo me è l'unica cosa che l'Inter può aumentare la qualità negli uomini, perché ragazzi, oggi il primo tempo tante volte ti trovavi anche a chiudere l'azione con giocatori che non sono propensi a segnare. Si trovava il D'Ambrosio, si trovava Borca Valero, si trovavano quei giocatori lì a ridosso dell'area di rigore che non sanno segnare. Ecco perché poi vorrei vedere sempre di più Eriksen. Cioè Eriksen oggi comunque è entrato, ti ha tirato in porta. In quei 7-8 minuti che mi fanno emozionare, qualcosina comunque l'ha fatta, ma per me non può essere trattato così Eriksen. Cioè, per me l'esclusione di Eriksen oggi sa proprio di bocciatura. Poi qual è il criterio dell'esclusione di Eriksen? Che non corre? Ok, ma Borca Valero può avere tanta più autonomia di Eriksen. Oggi addirittura, cioè, me l'ha messo di nuovo all'80esimo, dai ragazzi, cioè un po' prima pure, ma poi, oltre che per me doveva giocare titolare, uno. Però, vabbè, sceglie Conte, io non sono assolutamente d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo perché ho visto gente che ha fatto cagate su cagate in queste settimane, gioca sempre titolare, inamovibile, quindi non vedo perché Eriksen non possa giocare. Questo è un motivo che, ripeto, un po' mi sta stretto. Mi sta stretta sta roba, quantomeno l'Inter deve cercare in ogni modo di recuperare questo giocatore. E affibbiargli panchine su panchine, secondo me, non è la strategia giusta per recuperare Eriksen, che comunque adesso viene veramente trattato come se fosse un mezzo brocco, perché per preferirgli Borca Valero, preferirgli Gagliardini, ogni cacchio di partita, non mi piace molto questa cosa. Sono felicissimo per Sanchez, come già ho detto, perché per me è l'uomo in più dell'Inter. L'uomo in più è quello che sta meglio, vedo Sanchez proprio a livello fisico, una freschezza individuale, atletica, che sta benissimo, corre come un matto. Non vedevo Sanchez così dal punto di vista fisico, ma non del Barcellona, ma forse dei tempi di Udine. Cioè, lo vedo veramente correre come un matto pressare destra-sinistra. Anche Lautaro oggi ha giocato bene, a Lautaro gli mancava il gol, ragazzi. E nelle ultime partite comunque aveva giocato bene. Adesso mi auguro che facendo questo gol si sia scrollato di dosso quella pressione, no? Che non lo faceva essere lucido sotto porta. Solo questo. Sono comunque felice perché finalmente ne abbiamo approfittato, ragazzi. Mi auguro però di vedere sempre più qualità in squadra perché l'Inter vedo che cerca di fare la partita continuamente. Questo non glielo si può contestare a Conte. Però le scelte sì, ragazzi. Le scelte sì, è inutile. Ok, Eriksen avrà fatto cagare tante volte quest'anno, ma viene rimpiazzato da giocatori che non è che fanno cose eclatanti. Fanno queste rincorse clamorose. Secondo me, un giocatore come Eriksen è imprescindibile. Secondo me. Poi oggi vinciamo, siamo tutti felici. Assolutamente, eh? Assolutamente. Anzi, ci metto la firma. Vinci tutte le partite, Eriksen fisso in panchina, ci metto la firma, perché ne beneficia l'Inter. Però secondo me l'Inter potrebbe beneficiare tranquillamente di un giocatore come Eriksen in campo. Semplicemente. Perché tante volte nelle azioni che ho visto oggi, vedevi l'Inter andare in area di rigore con gente che non è avvezza, cioè con D'Ambrosio, con Godin, che poi segna Godin ma da palla inattiva, ma addirittura sviluppo dell'azione offensiva, D'Ambrosio, Godin, Borca, tutti loro ad attaccare l'area di rigore. Chi te lo fa il gol? Chi te lo fa? Poi, meno male, per fortuna, sono arrivate queste situazioni anche con Ashley Young protagonista, bravo Ashley, quindi bene così. Bene così, felice che abbiamo vinto, strafelice anzi, perché nell'ultimo periodo non è scontato vincere, però mi auguro di vedere anche dei miglioramenti da questo punto di vista. Per me non partire con Eriksen titolare oggi un po' bocciatura, mi sa di bocciatura, eh.
Però non lo so, ragazzi. Mi auguro di essere smentito, eh. Mi auguro di essere smentito. Andiamo avanti così. Cerchiamo di non fermarci più adesso che abbiamo ingranato, messo questa vittoria. Siamo secondi, già è qualcosa, già è qualcosa. Ma comunque non dobbiamo sederci sugli allori e non dobbiamo essere soddisfatti. Ah, che bello, siamo secondi. No, bene, molto meglio rispetto a prima, passare da un quarto posto a un secondo, bene. Ma le partite toste arriveranno, perché c'è l'Atalanta, c'è Napoli, c'è la Roma. Arriveranno le partite toste. Voglio vedere l'Inter contro quegli avversari là. Comunque, oggi siamo felici e siamo tutti d'accordo. Strafelice per Sanchez. Sanchez è il numero uno. Sanchez è il numero uno. Riscattatemi Sanchez. Ragazzi, parola a voi. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Ciao.